Italia purtroppo vittima del non tempo e degli incendi, altri 500 sbarchi ancora stanotte a Lampedusa, c'è un'isola che esplode, ci sono gli italiani preoccupati, disoccupati, precari, mascherinati, distanziati, seguiti, controllati e multati, e in questi due mesi estivi il governo ha permesso a quasi 20.000 persone di sbarcare e girare per l'Italia senza limiti, senza tutele, senza rispetto e senza controllo. A nome della Lega e di 60 milioni di italiani diciamo basta, chiudete i porti, controllate chi entra, controllate chi esce, io andrò a processo perché ho bloccato gli sbarchi, sono orgoglioso di quello che ho fatto e lo rifarò quando tornerò al governo. Questo governo si deve dimettere. Abusivo! Se un, il governo si deve mettere su. Governo complice e criminali. Non ho paura di te, ministra. Anzi, peggio. Sono persone, è giusto che arrivano, sono scese, devono uscire. Sono stanche, mi piace, è giusto così. Però facciamo una piccola. Ma ci vogliamo solo che stasera gli immigrati si vanno a dire siamo stanchi e basta. Anzi, potremmo aiutare forse dell'ordine, no? Conto, aiutiamoli. La situazione, sai che è? Non capiamo più niente che a Lampedusa, stiamo morendo tutte! No, non se ne vanno perché ne lasciano sole! Tutti insieme la siamo! No! Lampedusa stasera dice basta! Loro hanno avanzato e la pagheranno, caro, non ti preoccupare. Stasera Lampedusa dice basta! E le forze dell'ordine devono essere con noi, devono essere! No contro! Con noi! Stasera Lampedusa dice basta! Stasera Lampedusa dice basta! Governo complice, vi siete venduti l'Italia! La Sicilia, ma Lampedusa non si tocca! Non è giusto la donna, vieni qua, per favore, vieni qua, 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 vieni qua,
giù, ma tutti in fermo. Non è giusto quello che fa. Ma che ti fermo? Ma non siamo contro di voi. Ancora tempo ci facciamo più cosa voglia toccare, in realtà. Ma vota ancora più ce vuole. A noi confermiamo l'apertura il 14 come previsto, anche perché dietro ad ogni spostamento c'è l'ansia e l'organizzazione da parte delle famiglie che spesso si sono già programmate, quindi è giusto battersi fino in fondo perché il 14 si apre. Ci saranno purtroppo questi due giorni d'arresto che saranno il sabato 19, il 20 si voterà mai domenica, il 21 si vota che è lunedì, martedì le pulizie, quindi si suppone che i giorni persi siano il sabato mattina, il lunedì e martedì. Ma troppo eloquente il quadro. Beh, guardi, sono qui con la sindaca, l'assessore Bottacino, l'assessore Lanzarin e il sindaco Rucco, che è anche presidente della provincia. Eloquente sì, sono un altro fortunale, tromba d'aria, vento superiore ai 150 km all'ora, sono un bilancio drammatico. 150 abitazioni, decine di capannoni, infrastrutture pubbliche, quindi direi che ancora una volta siamo in ginocchio. L'unico dato positivo, non da poco, è che non si registrano danni di nessuno. Beh sì, questo è l'unico dato positivo, per il resto danni ce ne sono tanti, ho già parlato con il capo della protezione civile Borrelli questa mattina, martedì ci sarà un sopralluogo, farò un'estensione dello stato d'emergenza da Verona, in maniera tale che anche questi fatti rientrino in questo periodo di avversità atmosferiche, e dopodiché faremo la conta dei danni e chiederemo i danni. Presidente, come al solito anche oggi emerge lo spirito dei veneti, sono qui tutti, si sono rimboccate le maniche già dalle prime ore di ieri. Ma io no, come accade sempre quando vado nei cantieri delle tragedie non trovo mendicanti, trovo persone che lavorano, che non chiedono, non stanno lì ad aspettare qualcuno che gli porti l'aiuto e puliscono. Tanto è vero che il vero problema che ha il Presidente della Regione davanti a questi fatti è che dopo 24-48 ore si trova tutto pulito e qualcuno pensa sempre che ci siamo inventati tutto. Vado a riprendere le targhe. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao!
Italia.